Prosegue con successo il format TV7 Educational, un format dedicato alle scuole di Benevento e della provincia. Un format che ha un significato particolare proprio in piena emergenza coronavirus, la didattica a distanza diventa fondamentale. Ne abbiamo parlato con il rettore a Cocella dell'Università Giustino Fortunato, ne abbiamo parlato anche, e lo facciamo quasi quotidianamente, con il professor Nicola Sguera del Liceo Classico Giannone di Benevento, ma anche con la dirigente scolastica dell'Istituto Industriale Bosco Lucarelli, la professoressa Maria Gabriella Fedele. E noi proprio all'Industriale Lucarelli ritorniamo, grazie a questa intervista che realizziamo, e per questo saluto il professor Carlo Mazzone, docente di informatica, che ci parla subito del ruolo dell'informatica e della didattica a distanza online. Benvenuto, professore. Innanzitutto grazie a voi per avermi invitato, è un piacere. Tra l'altro è un piacere rappresentare la mia presenza di cittadino del Sannio, di uomo del Sannio, è davvero un piacere e un onore. I ragazzi hanno cominciato a sentire un po' la mancanza del gruppo classe. Credo che anche in questo caso noi stiamo, diciamo, sopperendo a questo deficit. Io sto definendo un po' nelle varie interviste che mi sta capitando di fare, questa cosa come fisicità virtuale. Noi abbiamo la necessità assoluta di trasferire quelle che sono le aule fisiche in aule virtuali. La cosa importante, soprattutto in questo momento, al di là un po' di portare avanti questo fantomatico programma, di fare le lezioni, di assegnare, che è sicuramente importante, ma insomma ha un aspetto molto molto relativo. La cosa più importante è stare vicini ai ragazzi, e non solo, di riflesso anche alle famiglie, stare vicini proprio con la nostra presenza e quindi poter vedere i ragazzi in video, poter dialogare con loro, è assolutamente importante. Così come credo che sia stato importante organizzare un po' una sistematicità anche degli appuntamenti che abbiamo. Noi come istituto industriale abbiamo organizzato un vero e proprio calendario, rimodulando ovviamente quelle che sono le ore, le discipline, organizzando un arco temporale mattutino di due incontri di due discipline. All'interno di queste ore, noi premiamo, diciamo, consigliamo ai nostri colleghi di avere proprio questo scambio, questo rapporto con gli alunni, con i nostri ragazzi, per mantenere quel filo, in modo che quando si tornerà tra i banchi, ed è difficile sinceramente capire quando, lo si farà in maniera, insomma, assolutamente naturale. Questo è un po' il senso. Noi stiamo ascoltando sistematicamente le esigenze dei ragazzi, stiamo ascoltando le esigenze anche dei colleghi, le varie sollecitazioni. Io credo che i ragazzi abbiano risposto assolutamente bene. Lo sto vedendo e ne sono convinto.